Ragazzi, vi rubo qualche secondo all'inizio del video per dirvi semplicemente una cosa. Se arriviamo a 2000 like per questo video, nel momento esatto in cui ci arriveremo, uscirà il backstage di questo video e vi posso assicurare che è un qualcosa di spettacolare, forse anche più bello del video stesso. Quindi arriviamoci, mi raccomando. In descrizione vi lascio anche il video di Carlotta Noxer che è uscito stamattina e ovviamente vi lascio a questo. Bella, regà. Pronto? Ciao, frate. Oh, ma che ha fatta la voce? Raccomando per domani, Non mi fa figure di merda, Domani. Il primo giorno di mare è l'ultimo che se famo. Ah, sì, il ma certo, figurati. Devi venire con la decappottabile. Sì, naturalmente. Decappottabile, hai detto, no? Dai, a domani. C'è il pezzo estivo, il sole, le onde, la felicità, la gioia di vivere. La cifra. Non ti incazzare, per favore. Non ti incazzare. Finalmente Bella la ragazzi, bentornati qui sul cagarola. nostro incredibile Cagarolla giallo! sempre lui. Niente, adesso loro però moriranno perché hai urlato un botto. Sì, ma te ti muovi troppo. Allora, siamo qui con Noxer che già ride. Di Ciao. cosa parliamo oggi, Noxer? È finita la scuola. Quindi parliamo ovviamente delle delle pagelle. pagelle. Io però devo abbassarle. Allora ragazzi, come vi abbiamo detto prima, oggi parleremo delle pagelle, delle nostre pagelle, Meglio che che da mia non parlano. Cioè, è proprio. infatti, perché diciamo Il titolo l'hanno che. letto, dici? Perché il titolo sta lì Eh apposta. sì, se avete visto l'ultimo La scuola fa schifo, sapete che ha dissato leggermente una professoressa e può essere che quella professoressa se la sia presa un attimo sul personale. No, perché? E abbia fatto una cosa nei suoi confronti, che però non vi dico ora perché sennò vi spoilerò il video. È anche vero, a parte il fatto che Carlotta cambierà 5 cappelli all'interno di questo video, già è uno spoiler importante. Perché dobbiamo parlare solamente della pagella mia? Parliamo anche della E tua. Cioè, certo, la mi tua comunque è sembra ovvio. La mia è bella interessante, almeno. no? Vabbè, perché hai già spoilerato che io faccio cagare? Cioè, non si fanno queste No, cose. quello lo spoilerino con tutti i tuoi video, tranquillo. Ok. Pronto? Allora, però spieghiamo il tutto. Perché giustamente la gente poi dice, ma quindi ti stai pentendo del video che hai fatto? No, no, No. si è pentito di averlo caricato 3 giorni prima degli scrutini. Uno potrebbe pensare, in realtà io, come ho detto, se ho fatto una cosa del genere è perché mi sentivo di farla. E perché è stupido? Poi, probabilmente, giusto o sbagliato che sia, ma è quello che ho detto nell'altro video. Almeno, ragazzi, è una persona sincera. Sono una persona È sincera. da apprezzare. Comunque, ragazzi, a parte scherzi, voi qui sotto nei commenti diteci. Com'è andata la vostra di pagella? Perché questo è quello che ci importa veramente. Io ieri sera non ho dormito perché non sapevo com'era andata la loro Lo pagella. sai anch'io. Poi anche perché faceva caldo, ma questo chiaramente dopo. Cioè, principalmente. Dopo. 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 Prima hai pensato alle pagelle, poi, che caldo! Allora, come sapete, io il 5 giugno ho caricato il video. Fino a qua ci siamo, Fino a eh? qua ci siamo tutti perché Era l'abbiamo visto tutto. lunedì, l'abbiamo visto soprattutto, esatto. Il 5 giugno. Il caso ha voluto che il 6 giugno io avessi un'interrogazione di latino. Aspetta, arriviamoci. Un'interrogazione su un determinato argomento, sul quale peraltro mi ero anche preparato abbastanza bene, devi sapere. Perché tu dici, scusa, l'ultima interrogazione dove ti ho dato un mazzo così non la fai bene? Assolutamente no. Ovviamente Quindi uno devi ci si farla. impegna anche di più. Io entro in classe, perché comunque così è solito Scusa, la parte fare. della prof. Va bene. Ok. Hello, it's me. Va bene. A me non mi può bocciare, non ce l'ho come prof! Buongiorno ragazzi, allora, oggi avevo intenzione di interrogare. Qualche volontario? Io, prof. Ok, Marconi, fammi un punto della situazione in linea generale su Lucrezio. Sì, allora, Lucrezio è considerato uno dei poeti più importanti della sua epoca, viene definito un poeta visivo proprio perché nelle sue opere. One eternity later. Una domanda sempre su questo Sì. argomento. Qual è la correlazione tra l'amore e la massa del sole? Sei preparato, Marconi? Sì, secondo solo che ci penso. No, mia, prof, questa è nel programma, lei è sicura? Certo. Non mi risulta, io mi sono preparato adeguatamente. Per me non sei sufficiente. Va bene, prof, non fa niente.
Beh, sì, diciamo che spesso e volentieri i giudizi dei prof non sono molto logici. Poi dipende, cioè, chiaramente ogni caso è a sé, però La massa del uno che ha sole è sempre la massa quella. del sole è lei, perché è colpa mia che non era preparatissimo. A parte gli scherzi, le domande non riguardavano la massa del sole, poi pensano, No, uno si fa due ovviamente. domande e dice questa che cazzo si è fumata. A questo punto loro si chiedono, vabbè, no, fino a qua cosa c'è, cioè, tu c'hai, comunque c'avevi 8 di media, ci avevi detto, non ti importava di un'interrogazione, Anche questo è giusto. però, quindi tu dopo un'interrogazione del genere, alla quale adesso tornando seri, io ho detto molte cose, poi è chiaro che lei ha cominciato a farmi domande su Che cose non che non avevo stavano né in ripassato. cielo né No, in ma in realtà terra. erano domande anche adesso, Stavano sul faccio serio. l'avvocato del diavolo e tu dici, lo sta facendo veramente? Sì, perché lei comunque ha fatto domande che c'entravano. Sono quelle cose che tu però fai se vuoi mettere in difficoltà qualcuno, perché Ah, guarda, ve comunque... la faccio semplice una cosa. Avete presente? Pagina 120, ok? Sì? Un papiro di roba così. Qua in basso c'è il riquadratino giallo con scritto domande per approfondire. Quelle domande che nessuno alla fine fa, perché dopo che ti sei letto un papiro di pagine, un Vero, quadratino sì. grande E così, non gliene frega niente a nessuno. Però i prof sì. quindi cosa è successo? Dice, vabbè, dai, quanto ve l'ha messo l'interrogazione generale? Non lo so, in quel momento non volevo chiederlo. Però famo che mi ha messo 5, la media comunque resta intorno al 7. No, Famo che mi ha sicuro. messo 4, la media è 6,3. E invece, cara Carlottina, il giorno delle pagelle anche quest'anno, io vado a scuola, cioè non vado, stavo al mare, io guardo il corso. I miei vanno a scuola e controllano sospensione del giudizio. Per chi non lo sapesse, sospensione del giudizio significa che si è avuto uno o più debiti. Qua, canzone super quark. Però comunque sospensione del giudizio ci può stare, cioè nel senso, io avevo già matematica e quindi non mi ha sorpreso tanto vedere sospensione del giudizio. E quando sono andato a ricevere appunto la lettera con le materie, o la materia, in questione c'era scritto effettivamente disciplina matematica, prova stato di voto 4, quindi ho visto quanto sono forte in matematica. Ma poi, per mia grande sorpresa, c'era scritto disciplina latino, proposta di voto 5, deve recuperare il programma del secondo quadrimestre sia di letteratura, ciao 8, sia di grammatica, ciao 8. La cosa che però, francamente, anche a te potrebbe far fare due domande è come cazzo è possibile che se io ho una... Perché io posso stare sul cazzo quanto vuoi, cioè nel senso posso aver pubblicato quel video, il giorno più sbagliato della mia vita, tra l'altro non dare le spalle che non è carino, ma adesso, onestamente, se io ho la media sufficiente, che te po... Cioè, veramente, co come ha fatto? Che impicci ha fatto per fare proposta di voto 5? Però comunque, parlando invece di cose belle, abbiamo parlato della mia pagella, cose un po' tristi, e che adesso gli altri voti vorrei dirveli ma non li so, perché prima, se per chi non sapesse come funziona, li fai il tutorial a settembre dopo l'esame, gli saprò gli altri voti. Ma adesso, signori, parliamo di persone viventi in questo mondo che hanno una bella intelligenza e una bella pagella. Ovvero non io. Però qui abbiamo un esemplare di sesso dubbio, ma comunque lo scopriremo solo vivendo. Noxer, elencaci la tua pagella, un applauso. Ok, allora, Tina, in maniera molto rapida, tu che hai avuto Nessun debito, nessun ragazzi. debito, quindi ti sei già spogliato Salvata, questo. però. Salvata? Salvata. No, attenzione, questo. Salvata da Gesù E che ti ha Cristo. fatto Gesù Cristo? Tu non hai il debito in matematica. E non ho il debito in No. matematica. La posso leggere io? Posso esserne onorato, tu poi ci dai delle spiegazioni Vai. logiche. Allora, andiamo a Numero leggere. 8. Codesta donna, da un nome molto lungo, esordisce con religione. MM. Religione MM Moltissimo. che è... Ah, pensavo fosse molto molto. Italiano, materia peraltro molto importante, perché siamo in Italia, quindi se non sei italiano sei un po' scarsa. E tu hai 7. Allora, seconda materia molto importante, nonché storia, ma anche cittadinanza e costituzione, quindi dovresti avere il nostro filosofo personale. In storia, 8. E per non lasciare nulla al caso, Ovviamente. anche nell'altra materia dico testo professore, ovvero filosofia, 8. Ma per non lasciare nulla al caso, anche nella terza materia di questo professore, un altro 8, ovvero... Scienze umane. Bravissima, sei preparata. 8. Poi, facendo tu appunto un indirizzo un po' discutibile, in diritto ed economia, avevi 6. E perché? Perché l'indirizzo, scusi, l'avessi fatto il classico, tu non avevi 6 in diritto economia. Perché non lo facevi? Passiamo quindi a matematica, materia per antonomasia proprio preferita da tutti, tu in matematica avevi... Cinque. No, io... professore, però No, cinque comunque... già avevo, me l'hanno ammazzato. Ok, quindi matematica proprio
opposto, cioè spagnolo sono sicuro che ti hanno abbassato. Sì. Bene, hai visto che comunque io sapevo. Mentre matematica, alzato. Alzato, esattamente. Perché? Raccontaci. Faccio schifo in matematica. Quindi ha riassunto tutto. Vedete, la scuola fa schifo con lei, ma potrebbe funzionare. Perché io per dire faccio schifo in matematica ci metto 2 anni. Lei invece, 2 secondi. Siamo arrivati al termine di questo video. Allora, signori, diciamolo. Perché oltre al fatto che qui sotto dovete lasciarci le vostre pagelle. Cioè, aspetta, perché noi mi hanno le pagelle a casa, questi sono fatti. Diteci com'è andata, se siete stati promossi, rimandati, come stanno andando gli esami o come sono andati, se già sono finiti, sia che siano di maturità, sia che siano di terza media. E soprattutto, questo, nel momento in cui è uscito questo video, non è successo un cazzo, quindi se... se questo video arriva... dimmelo. Se questo video arriva a 2000 like, uscirà, nel momento esatto in cui arriva a 2000 like, il backstage. Regà, posso dire una cosa? Vai. Regà, fidatevi di me. Credo sia uno dei backstage più fighi che il mondo abbia mai creato. No, posso dirvi una cosa, perché voi pensate, ma da un video del genere, come dai, non zoomare, da un video del genere, come fai a tirare fuori un backstage? Cioè, noi da un video del genere abbiamo tirato fuori un backstage che forse è più lungo del video in sé. E ma... quasi sicuramente più bello di questo video. Sì, quindi... quindi, se questo video vi è piaciuto, dovete lasciare un like, così ci pure l'altro. 2000, 2000, 2000. Ah, raga, condividetelo nel gruppo di classe, dicendo... Oh, condividetelo, dicendo, due coglioni hanno fatto un video su YouTube in cui dicevano comunque sono stati rimandati perché poi giù non vale il suo... Quindi, signori! Lasciate like se vi è piaciuto. Noi ci becchiamo con i prossimi video. Passate al suo canale che trae in descrizione. Ma sì, che bella, urlando. 3, 2...